Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 13 agosto, è Santi Ponziano Ippolito ed è la giornata mondiale dei Mancini. La giornata dei Mancini è stata istituita nel 1992 nel Regno Unito. I Mancini, secondo una ricerca del 2001, ricordano meglio gli eventi perché i loro emisferi cerebrali sono più strettamente connessi e sono più abili in matematica, nella risoluzione dei problemi complessi, più che nell'aritmetica semplice. Secondo un altro studio del 2017, hanno un vantaggio anche negli sport interattivi, come ping pong o baseball, che richiedono reattività. Sono forti nel pugilato. Dal punto di vista della salute, se è vero che hanno un maggior rischio di tumore al seno, dall'altro hanno un vantaggio, ad esempio, per il recupero post-ictus. Tanti sono i mancini famosi, dall'ex presidente USA Barack Obama, al bassista dei Beatles Paul McCartney, fino al fondatore della Microsoft Bill Gates, il principe William e l'attrice Angelina Jolie, ma anche Marie Curie, Albert Einstein, Leonardo da Vinci. Cos'è il mancinismo? È legato alla simmetria del cervello umano. La distribuzione delle funzioni tra emisfero destro ed emisfero sinistro è fondamentale per lo sviluppo del linguaggio, della memoria a lungo termine e della creatività. Nei destrimani, tutto ciò che è legato al linguaggio ha sede nell'emisfero sinistro, mentre nella maggioranza dei mancini queste funzioni sono distribuite in entrambi gli emisferi, prevalentemente nella parte destra. In pratica, il mancino usa prevalentemente l'emisfero destro del cervello in alcune attività e, oltre a usare di più la mano sinistra, usa più occhio e orecchio sinistro.